Sono in compagnia di Paolo Forconi, esperto speleologo esploratore. Dove ci troviamo qui, Paolo? Qui ci troviamo sul Monte Soratte e ti ho chiamato perché mi è successa una cosa strana in grotta, esplorando questa grotta. Praticamente ho visto un animale che si muoveva, correva, non so se è un leprotto o qualcos'altro. Non sai come poterlo catturare. Quello, io sì. Adesso mi farò in modo di scendere insieme a te in sì. Questo crepaccio, mi fa anche un po' paura, devo essere sincero. L'unica cosa che possiamo tentare, te lo dico subito, di illuminarlo con una luce molto potente, se lo troviamo, perché mi ha detto che non è facile ritrovarlo, possiamo immobilizzarlo qualche secondo e tentare di catturarlo. Io ho portato un sacco di liuta nel caso ci riuscissimo, d'accordo? Speriamo. Bene, in caso riuscissimo a trovare il nostro amico, con questo sacco lo porteremo in superficie. Si inizia il viaggio. Strada. Entriamo in questa gola che devo dire è paurosissima, eh? Quanto siamo sotto la montagna? Quanti metri siamo? Adesso, in questo momento, in questo punto, ci troviamo a 50 metri. Come si chiama questa grotta? Questa grotta si chiama Grotta Erebus. Vedi, questi sono crostoni di calcite, di concrezione di calcite. Oh, le mie dimensioni non sono da speleologo, io qua sotto mi trovo un po' in difficoltà. Questa è la nostra via d'uscita. Il punto esatto dove hai visto questo... Quando stavo risalendo, sì? Ho visto un animale correre, ho intravisto. L'importante è trovarlo, continuiamo a cercarlo. Fai un po' di luce, Paolo! Sì. Fai luce! L'hai visto? Eccolo, ce l'ho, eh! Oh, ma è vivo ancora! Meno male! Eccolo qua! Non ce la faccio più, non si respira qua! Mi devi aiutare a uscire, mi devi prendere il braccio! Ecco! Eccolo! Ok, il sacco! Ho superato 7 di amici. Libera! Paolo, tu sei anche un tecnico del soccorso alpino speleologico, quindi hai fatto anche dei salvataggi. Certamente. Oh, ma questo è il tuo primo animale, però. Ah, sì, sì. Grazie a te l'abbiamo salvato. E soprattutto a te, perché io da solo là sotto non sarei mai andato. E diciamo ai nostri telespettatori che non è una lepre, ma è un coniglio selvatico. Gli vogliamo dare un nome? Come lo vogliamo chiamare? Erebus. Erebus, come la grotta. Come la grotta dove è caduta.